L'università deve fare qualcosa, a casa li deve mandare. Io devo diventare un professionista, non devo diventare una persona che abbassa la testa e si fa insultare in tutte le maniere pur di prendersi un voto. Benvenuti in una nuova puntata di Tisana e Complotti. Oggi vorrei parlare di università. In questi giorni se ne sta parlando per eventi tristi riguardanti una ragazza che si è uccisa nella propria università e quindi vorrei parlare un po' della mia esperienza universitaria nella facoltà di architettura. Io ho fatto una facoltà 3 più 2. La triennale l'ho fatta a Cava dei Tirreni, sempre Federico II, e la magistrale l'ho fatta a Napoli. Ma iniziamo con un po' di tisana. Secondo me, l'università, potrebbe essere migliorata. Come ogni esperienza, educativa, ovviamente non si può controllare tutto. Una parte, però, di situazioni si potrebbero controllare. Prima di tutto, ci sono alcuni professori che effettivamente mostrano troppo del loro carattere, che non è sempre do dolce e docile, e questo non li rende proprio professionali al 100%, anche perché considerando che esiste una valutazione per ciascun esame, ci sta un'ansia intrinseca della valutazione, che coinvolge un po' tutti gli studenti. Un ragazzo che si iscrive all'università può avere anche 18-19 anni, vero che ci sono persone che si iscrivono più tardi, però potrebbe avere maggiore sensibilità e ansia dovuta a questa valutazione. Se poi si aggiunge il carattere di un professore che va oltre il suo lavoro esprimendo giudizi personali verso lo studente, l'ansia diventa una cosa poco gestibile. C'è chi se lo fa scivolare addosso, io per esempio me ne fregavo altamente, però posso capire che alcuni toni utilizzati dai professori durante gli esami e non solo nel caso di architettura, durante le correzioni che avvenivano anche settimanalmente, non ti facevano apprezzare l'esperienza in sé dell'università. Ovviamente mi riferisco a pochi casi. Considerate che io ho fatto una triennale che portava come programma 46 esami. Non sto parlando di moduli di esame, quindi si siedono quattro professori davanti a te e fanno ciascuno un modulo. 46 volte mi sono seduta davanti a un unico professore, quasi sempre un unico professore, con un'unica camicia, quindi 46 volte solo nella triennale. Io credo che questo fatto del numero di esami, si sia bene o male risolto. Mi sono laureata nella triennale nel 2009, quindi spero che queste cose, il numero di esami sia, diminuito, perché effettivamente quando mi sono iscritta ho visto tanti esami, ero ingenua, non capivo cosa significasse stare davanti a un professore 46 volte. E 46 volte dovevo avere un giudizio positivo. In più, la media, soprattutto nella triennale, è fondamentale, quindi non è possibile accettare tutti i voti. Non perché si ha la smania di avere un voto alto per fare contento mamma e papà, no. Il fatto è che poi dopo quel voto potrebbe pregiudicare l'iscrizione eventuale a una magistrale.
Infatti, io pur avendo un media molto alta, mi sono laureata con 107. È difficile alzare una media quando ci sono 46 esami, praticamente ti rovini con un voto solo ed è difficile recuperare. Ho corso il rischio di non riuscirmi a iscrivermi alla magistrale. Infatti, sono praticamente rientrata perché qualcuno che stava nella graduatoria prima di me non si è iscritto, per cui io sono entrata con gli scorrimenti. Nel mio caso erano due o tre posti, però se si fossero iscritti tutti quelli che stavano sopra a me, io non mi sarei potuta iscrivere alla magistrale. Quell'anno non è proprio il massimo perché si tratta della propria vita, si tratta di riuscire a completare il percorso. Considerate che la triennale serve veramente a poco. Qualcosa nel caso degli architetti si può fare come progettazione, libera professione, cambia veramente poco se hai una triennale o una magistrale. Però non puoi accedere ai concorsi pubblici come laureato e quindi non va tanto bene. Altra cosa, correva l'anno 2004, io avevo 18 anni perché ho fatto la primina, quindi ero la più piccola della classe. Considerate che insieme a me erano iscritti anche dei cinquantenni, quindi ero la più piccola anagraficamente, fresca diplomata da un istituto d'arte. Il mio primo esame è stato di informatica e il professore mi ha bocciata dicendomi: tu vieni da un istituto d'arte, se vuoi fare l'architetto avresti dovuto scegliere come diploma il liceo scientifico. Bene. Ha cercato di bocciarmi chiedendomi una cosa di matematica durante un esame di informatica. Io, fresca diplomata e comunque ho sempre avuto ottimi voti alle superiori, ho risposto, mi ha chiesto una formula matematica, mentre invece il suo esame era di informatica. Dovevo praticamente rispondere a domande riguardanti il pacchetto Office. Bravo, professore, ottimo, mi ha bocciato. E mi ha bocciato alle ore 9 di sera, mentre io senza macchina stavo a Cava dei Tirreni, aggiungo questa perla, eh? Benissimo. La volta dopo mi sono presentata ancora più preparata perché almeno sul programma non volevo farmi cogliere impreparata perché per tutto il resto non potevo gestire la situazione, dipendeva dal professore, dalla sua simpaticheria, la sua professionalità. Non mi ha potuto bocciare, ma mi ha dato tipo un 18, un 19, l'unico 19 su 46 esami. Ragazzi, io avevo una media alta, mi sembra del 27-28 su 46 esami. È stato l'unico voto così basso ed è stata l'unica mia bocciatura sulla triennale 19. L'ho preso, ovviamente l'ho preso perché non c'entrava niente la mia preparazione con il voto d'esame. Vabbè, non mi voglio dilungare. Parlando più genericamente della facoltà di architettura, devo dire che io sono stata fortunata perché avendo una media alta e sfortunatamente non venendo da famiglia ricca, ogni anno ho avuto una borsa di studio e per questo riuscivo a compensare le altissime spese della mia facoltà. La mia facoltà in pratica prevedeva di fare moltissime correzioni.
non si facevano disegni a mano, ma al computer. Tranne per un esame al primo anno, c'è il professore Buonanima, Massimo Bilò, che voleva le tavole a mano per verificare che tutti sapessero fare anche quello. A parte lui, che comunque i fogli costano, però non quanto può costare una stampa di una tavola che è un lenzuolo. Quindi le spese per l'università erano altissime per queste correzioni e mi rendo conto che una persona che non ha alle spalle una famiglia che l'aiuta economicamente, la cosa diventa impossibile. E dovrebbe fare qualcosa all'università. Non è giusto che sia lo studente a sobbarcarsi tutte le spese. All'università c'erano dei plotter, non alla triennale, ma alla magistrale, però io sinceramente non li ho mai usati, anche perché ci si trova a disegnare la notte. La notte e il mattino dopo devi avere le tavole stampate, quindi era per me impossibile. Altra cosa di architettura, che non è proprio il massimo, è che i professori chiedono le tavole fatte in AutoCAD, AutoCAD 3D Studio Max, Rhinoceros, eccetera. Ma i professori non insegnano ad utilizzare questi programmi, quindi le aspettative dei professori sono molto alte, mentre l'insegnamento da quel punto di vista è inesistente. Io capisco che i professori non sappiano usare i programmi perché hanno magari lasciato la libera professione o molti hanno 50.000 collaboratori che fanno le tavole al posto loro. Capisco perché a un certo punto diventi più un imprenditore che un architetto se lavori ad alti livelli, va bene. Però prevedere dei corsi specifici di informatica che non mi insegnino il pacchetto Office. A me sta bene imparare il pacchetto Office perché all'epoca, che alle superiori, io non l'ho fatto. Non c'era informatica, a stento sapevo accendere il computer. Però, se i professori vogliono le tavole photoshoppate, mi devi insegnare a usare Photoshop. Se vogliono le tavole in 3D, mi devi perlomeno insegnare a utilizzare AutoCAD sia in bidimensionale che in tridimensionale. Se vuoi i render fotorealistici, mi devi insegnare a usare 3D Studio Max, per insegnarmi questo mestiere, così come effettivamente poi l'architetto è visto anche all'esterno perché è impossibile ormai presentare un progetto senza un render. E lì si apre tutta un'altra questione perché gli architetti già non sono pagati a dovere. E poi la professione per farla così come ci viene insegnata all'università implica pagare dei software che costano un occhio della testa e che ormai vanno ad abbonamento annuale o mensile. È tutto sbagliato perché l'università, secondo me, dovrebbe insegnare a risolvere il problema, anche il problema software che costano troppo per chi inizia a lavorare. Per cui, almeno insegnami a utilizzare gli open source. Per cui l'università non va bene così come contenuti. Io addirittura mi trovo nella situazione che, pur avendo fatto 46 esami alla triennale, ho fatto un unico esame di storia dell'architettura. Uno. Ho fatto storia dell'architettura moderna e poi è finito il primo anno. Non credo che sia normale questo. Addirittura l'università di architettura dovrebbe preparare per diventare anche professori. Mi spiegate voi come si diventa professori
professore di disegno e storia dell'arte, se non si fa né storia dell'arte né storia dell'architettura, però questo è il mio percorso. Purtroppo ci dovrò sbattere la testa contro perché io vorrei insegnare quella materia lì e quindi è come se dovessi fare un'università però da sola, studiando per conto mio, perché l'università non mi ha preparato per quello che invece doveva essere un percorso ovvio, ovvio, su 46 esami. Mi hanno messo 4 esami di economia, che sono stati utilissimi, però non va bene. Oltre al fatto del numero di esami, che era una roba improponibile, l'ultimo anno i professori hanno messo tutti e 12, mi sembra, 12 esami che rimanevano per l'ultimo anno, 12-13 esami, tutti nelle stesse date, per cui alla fine del terzo anno io sono rimasta con 7 esami non fatti quando l'anno precedente avevo fatto tutti quanti gli esami. Quindi avevo fatto tutti quanti gli esami fino al secondo anno, il terzo anno le date si accavallavano, sono rimasta con 7 esami fuori. A parte questo, l'unica grande lamentela che devo fare è la tesi di laurea. Io ho fatto 2 tesi di laurea per fare la 3 più 2. Arrivata la tesi di laurea, ho sbagliato a scegliere il professore perché il professore aveva delle sfuriate immotivate, per cui io a un certo punto gli mandavo le email, non mi rispondeva. Allora aspettavo perché pensavo che si sarebbe arrabbiato se gli avessi mandato un'altra email dopo poco, per cui aspettavo 1 o 2 mesi tranquillamente che il professore si calmasse. Poi, arrivato a un certo punto, quando dopo questo lasso infinito di tempo riuscivamo finalmente a vederci, il professore esclamava: "Ah, finalmente, da quanto tempo non ti vedevo!" Ragazzi, da che ero praticamente laureanda e perfettamente tutto in regola, a me, cioè, io ho avuto uno sconforto per quegli 7 esami che non ho potuto fare, più la tesi di laurea con il professore che si metteva a urlare. Ho fatto per la tesi triennale 27 tavole, una roba del genere, 27 tavole, quando invece dovevo discutere la tesi in 10 minuti. Non siamo riusciti a vedere tutte le tavole, non ero preparata a sufficienza, non mi ero preparata a un discorso perché non avevo mai fatto una tesi di laurea, non l'avevo mai fatta, il professore non mi ha corretto le diapositive in cui io, ingenua, giovane, avevo messo solo scritte e pochi disegni. Pretendevo anche di leggere un poco, quindi ingenua, il professore non aveva visto niente di tutto ciò. Però alle correzioni mi diceva: "Come mai solo 27 tavole? Perché non arrivi a 30?" Tutti gli altri che in quel giorno si stavano laureando avevano 10 tavole al massimo, 10 tavole della stessa misura mia. Io ho scelto una 2 per le mie tavole e avevo 27 tavole dense di contenuti, dense, ragazzi. Ho avuto un voto basso alla laurea, nonostante io ci abbia lavorato per quasi 3 anni, 3 anni. Ci ho messo più tempo a fare la tesi di laurea che tutto il percorso. Infatti, poi alla magistrale, che quando ho saputo che erano solo 10 esami, mi è venuta una risata isterica, mi sono laureata subito e ho scelto la professoressa della mia tesi. Io la amo, professoressa di Lugo, la amo.
Non l'ho scelta per la materia, ma l'ho scelta perché oltre a essere brava, un'ottima insegnante, con gli assistenti migliori che effettivamente ti seguivano e lei faceva tutte le correzioni, guidandomi, anche dicendomi cosa mi avrebbero chiesto i professori. Quante tavole volevano, di prepararmi un discorso, tutto quello che invece alla triennale non è successo. Io praticamente ci ho messo un tempo ragionevole per fare quella tesi di laurea, però nonostante fosse la professoressa migliore del mondo, che mi metteva correzioni anche tutte le settimane, una settimana sì, una settimana no, io avevo l'ansia di andare da lei perché ero scioccata dalla tesi precedente. Scioccata a livello che più di una volta mi è venuto un attacco di panico prima di entrare da lei, nonostante fosse la persona più fantastica del mondo, gentilissima. Anche se vedeva un errore, non ti bastonava a morte, te lo faceva notare senza infierire su quell'errore, riconoscendo i suoi limiti, mandandomi da altri professori per correzioni più specifiche, perché io ho fatto una tesi sperimentale di rilievo architettonico dove si andava a migliorare il risparmio energetico di una palazzina che aveva il 100% dei vincoli dei beni culturali, quindi non si potevano fare interventi molto invasivi. E quindi, arrivato a un certo punto, la professoressa mi ha mandato da professori che si intendessero di tecnologia, riconoscendo dei suoi limiti. È stata perfetta. Ma la tesi della triennale mi ha scioccato tal punto da peggiorare l'esperienza della tesi magistrale. Detto questo, rifarei quest'università perché non ci possiamo fare niente che i professori mostrano il peggio di loro stessi. Secondo me ci dovrebbe essere un percorso psicologico sia per chi è studente e ne facesse richiesta, sia per i professori obbligatorio, obbligatorio. E in più, ora che ci penso, mi dà fastidio il pensiero che i professori ci somministravano dei test per la valutazione dei professori. Sicuramente per determinati professori io ho espresso pareri negativi, negativi, perché se i professori ti mortificano durante le correzioni, è ovvio che l'esperienza del percorso viene drammaticamente peggiorata, oltre al fatto di darti delle ansie che magari prima non avevi. Queste valutazioni, mi spiegate che cacchio servono? Scusatemi, che cavolo servono queste valutazioni dei professori se poi i professori non ritornano a fare gli esseri umani comprensivi? Io capisco se un professore è severo, anzi, io sinceramente i professori severi che non ti regalano l'esame, io li preferisco perché alla fine ti rendono un professionista migliore. Ma i professori che ti umiliano non dovrebbero esserci proprio più, non dovrebbero sparire dalla faccia della terra, ritornare nei loro buchi dove sono venuti. Se i ragazzi hanno la possibilità di esprimere dei pareri per i loro docenti e questi pareri sono negativi, l'università deve fare qualcosa. A casa li deve mandare. Io devo diventare un professionista, non devo diventare una persona che abbassa la testa e si fa insultare in tutte le maniere pur di prendersi un voto. Detto questo, finisco la tisana. Spero che questo video vi sia piaciuto e scrivete nei commenti che cosa ne pensate su questo argomento, scrivete anche che cosa vi è capitato voi all'università. E niente, vi chiedo di sostenere il canale iscrivendovi, attivando la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo alla prossima.
Ciao!